Ciao bimbe, qui è il vostro boom, scienziato di fiducia che vi parla. Il gioco che voglio proporvi arriva da molto molto lontano, pensate, arriva dal Tibet. Non so il nome preciso, io lo chiamo Lakba e Kangpa, che in tibetano vogliono dire mano e piede. Ascoltate. Per realizzare il nostro pannello di gioco ci occorrono un pennello, delle tempere colorate e dei fogli di carta. Per prima cosa, aiutandovi con un pennello, realizzate l'impronta della vostra Lakba, cioè della vostra mano. Fate lo stesso con il vostro piede, in questo modo qua. E anche il Kangpa è fatto. Adesso dovete realizzare quante più copie potete e distenderle a tre su un grosso tappeto. Il gioco può iniziare. Adesso dovete cercare di saltarci sopra rispettando le indicazioni delle mani e dei piedi. Se siete in gamba, potete cercare di fare il percorso aumentando la velocità e senza fare errori. Bravissimo, Edo! Oh, mamma! Yeah. Fantastico! Grazie ragazzi di avermi seguito. Adesso però io ho fretta, devo proprio andare perché sta sorgendo il sole e devo portare Drago Barbuto a fare i suoi bisogni. Li fa anche lui, che vi devo dire. Ci vediamo, Dai, fai la cacca! Guarda che se non ti sbrighi a fare la cacca, io mi compro un cane, Oh, ti porto in Australia al draghile e mi compro un cane. Quanta pazienza che ci vuole!